Youssef, ben arrivato. Sei qui ormai da una settimana e una settimana. Raccontaci il tuo primo impatto con l'ambiente e poi abbiamo letto, abbiamo anche scritto che sul tuo arrivo c'è una forte impronta dell'allenatore mister Paolo Zanetti che conoscevi dai tempi di Venezia. Sì, sono arrivato da una settimana e subito il mister mi ha buttato dentro. E infatti sono molto felice per questa cosa, cercherò di ripagarlo dando sempre il massimo come ho sempre fatto, e l'ambiente è un ambiente sano, i ragazzi mi hanno accolto benissimo e come si vede da fuori comunque l'Empoli è una grande società dove ci sono tanti giovani e dove si può crescere al meglio. Samuele Fontanelli per Canale 88. Ciao Youssef, benvenuto. E la domanda è: perché hai scelto Empoli? Se c'è un motivo particolare, magari anche la presenza di Zanetti, e se ti dovessi presentare ai tifosi, quali sono le tue principali caratteristiche? Grazie. Empoli è stato facile sceglierla perché comunque è una società, come dicevo prima, molto importante, soprattutto per i giovani. E ti fa crescere molto ed è quello di cui ho bisogno ora. E l'altra domanda qual era? E quali sono le tue caratteristiche? Le mie caratteristiche: cerco di aiutare la squadra al massimo e di inserirmi e di fare quello comunque che mi chiede il mister. Gabriele Guastella, Radio Bruno, ciao. Youssef, è anche da parte mia ovviamente ben arrivato ad Empoli. Tra le tue caratteristiche sicuramente tecnica, tanta sostanza, tanta corsa, però anche qualche gol. La curiosità è che quando ne hai fatti tanti l'allenatore era proprio Paolo Zanetti. Sì, no, hai detto bene le caratteristiche. Poi quell'anno lì con il mister Zanetti ho fatto molto bene ma anche comunque a Firenze quando ho avuto continuità sono riuscito ad andare a segno e comunque fare bene. Ora cercherò di, anche dal punto di vista realizzativo, so che comunque è nelle mie corde e cercherò di fare qualche gol, diciamo. Ciao, Tommaso Gasperini, La Nazione. Allora, super titolare con la Juve, come ti sei trovato? E come giudice anche la vostra prova in generale? Sì, mi sono trovato bene, sicuramente so che posso fare meglio, non è un alibi, però non ho fatto nessuna amichevole quest'estate, quindi sicuramente un po' dal punto di vista fisico non ero molto lucido, però è stata comunque una buona prestazione di squadra, abbiamo cercato di dare il massimo e di fare quello che ci chiedeva il mister e sapevamo che comunque avevamo una squadra molto forte contro, però se le prestazioni sono queste siamo sicuri che arriverà anche il risultato. La tua esperienza a Lecce non è stata clamorosa e al momento non è terminata, sei qui in prestito. Se ti aspettavi da quando sei partito da Venezia, quindi Fiorentina, Lecce, qualcosa di più, e se lo cerchi qui ad Empoli adesso? Sì, sicuramente non è stata molto positiva come esperienza, però comunque anche un'esperienza così mi servirà per crescere e sì, qua mi voglio tra virgolette rilanciare e quindi cercare di fare di tutto per tornare ai livelli in cui ero. Dopo la sosta ci saranno Roma e Inter, come vi state preparando soprattutto mentalmente per affrontare queste due partite che possono essere fondamentali per il proseguo della stagione, e cosa vi sta dicendo da un punto di vista mentale per caricarvi Zanetti? No, stiamo lavorando tanto e al di là delle due squadre che affronteremo, che sappiamo che comunque sono due squadre di grande livello, però comunque andremo in campo per cercare di dare il massimo al di là di chi affrontiamo. Le stiamo preparando, adesso abbiamo due settimane per prepararle bene, e una alla volta, e poi comunque
sappiamo che il mister ci trasmette tanta carica e ogni giorno. Facciamo, Josef, un po' di tamburello, no? Tra lo stato attuale della squadra e poi anche presentarti in un certo senso al pubblico empolese, farti conoscere meglio. In questo ti chiedo qual è un calciatore a cui fai riferimento e soprattutto se in passato, magari nel settore giovanile, perché tu sei transitato anche da Cesena, hai ricoperto altri ruoli rispetto a quelli dove ti conosciamo nel calcio professionistico dei grandi? No, non ho in particolare un giocatore a cui mi ispiro, però cerco comunque, guardo molte partite, cerco di prendere spunto da più giocatori. E per quanto riguarda il ruolo, in un centrocampo a tre, la mezzala sinistra è il ruolo che preferisco. Poi sicuramente se c'è bisogno posso fare anche altri ruoli, però come ho fatto anche in comunque nella mia carriera, però quello che prediligo di più è la mezzala. È ancora molto presto per dirlo, ma la sensazione è che ci siano squadre molto, le forti, molto forti, e poi ci sia un gruppetto in cui l'Empoli si può inserire, anche se ora guardare la classifica viene davvero una sorta di paura. Voi come la pensate? Se ne parlate nello spogliatoio? Tu sei visto queste prime tre giornate, è ancora molto presto, però si capisce qualcosa? No, penso che come ogni anno ci sono comunque 6, 7, 8 squadre molto forti e con le quali comunque puoi giocartela e puoi portare comunque a casa anche un buon risultato, come è successo qua l'anno scorso con la Juventus. E ci sono sempre anche tante squadre che lotteranno fino alla fine e il nostro obiettivo è quello di salvarci, e come ogni anno penso che tutte le squadre che lottano per salvarsi sanno che non è facile, però anche l'anno scorso comunque l'Empoli ha fatto un grande campionato con 43 punti e magari all'inizio nessuno se l'aspettava. E quest'anno uguale, siamo partiti non benissimo, però cercheremo di far di tutto per salvarci.